quanto riguarda l'abuso di ufficio, ripeto ancora una volta, è un tassello di una riforma più ampia che, ripeto ancora una volta, ringraziando la collega Buongiorno, rivedremo i reati contro la pubblica amministrazione, che sono reati obsoleti, come sono obsoleti tantissimi reati del nostro codice penale. Quindi anche in questo settore noi intendiamo intervenire, ripeto, rimodulando i reati contro la pubblica amministrazione, tenendo presente che la stessa tecnologia avanza in modo estremamente più rapido rispetto a quella che è la fantasia del legislatore. Oggi le rapine a mano armata in banca con il fazzoletto sul volto non si fanno più. Perché non si fanno più? Perché non esiste più il cash nelle banche, il cassiere della banca non ha più le mazzette di denari. Chi vuole commettere un reato di questo tipo fa un cybercrime. E qui arriva un altro punto che è fondamentale, quello del sequestro e delle intercettazioni telefoniche, del sequestro dei telefonini. Allora, noi adesso, le intercettazioni avete visto, sta andando avanti, abbiamo fatto il minimo sindacale per la tutela del terzo, stiamo lavorando, qui ringrazio la Presidente Buongiorno, ha lavorato soprattutto loro alla Cremente per dare una sistemazione più organica. Vi faccio solo un esempio su quello che oggi noi non riusciamo, molti di noi non riescono a capire per quanto riguarda la problematica delle intercettazioni e della invasività che la magistratura può avere nei confronti del cittadino. Fino a ieri noi abbiamo ragionato in termini del maresciallo che ascoltava Tizio che parlava con Caio e magari parlava di Sempronio, e noi abbiamo importato col decreto che adesso è al vostro esame la minima riforma di tutelare Sempronio quando Tizio e Caio parlano di lui. Ma questo è niente. Se oggi una persona, se oggi un pubblico ministero sequestrasse, e per fortuna adesso la Corte Costituzionale è intervenuta con grandissima autorità a dire che il cellulare non è un documento, ma se, come è accaduto fino a ieri, un pubblico ministero sequestrasse un cellulare, non è che sequestrerebbe una conversazione tra Tizio e Caio Sempronio, sequestra una vita. Perché nel vostro cellulare, provate a pensarci, non ci siete voi che parlate con gli altri, non c'è Tizio che parla con Caio, c'è Sempronio che parla con Martino, il quale ha mandato una fotografia a Mevio che poi l'ha rispedita al mittente. E nel vostro cellulare non ci sono soltanto le conversazioni che potrebbero essere indicative di un reato, parentesi, ma voi credete veramente, lo ripeto per l'ennesima volta, che la mafia parli col telefonino se deve fare un attentato? Detto questo, nel cellulare, fate un esame di coscienza, ci sono le cartelle cliniche, ci sono le fotografie delle PET, delle TAC, delle cose che vengono mandate per fare un consulto a distanza. Ci sono vite intere che vengono rovinate perché un pubblico ministero, in base a non si sa quale metafisica dell'intelletto speculativo e in nome di questa cultura della giurisdizione, questa proprio una banalità enfatica che non ha nessun ingresso nella razionalità giuridica, cosa fa? Sequestra un telefonino e poi attraverso una serie di perversioni, di passaggi che transitano dal cancelliere all'avvocato, al giudice dell'indagine, finiscono sui giornali. Vorrei partire però da quest'ultimo piccolo incidente che è avvenuto. Non voglio fare l'avvocato difensore di nessuno, però io credo che il collega Caffiero De Lao, come altri colleghi che siedono qui e in altri e nel Senato, abbiano in perfetta buona fede quello che si chiama il complesso di Senofane. Senofane diceva che i traci dipingono gli dèi con gli occhi azzurri e i capelli rossi, gli africani dipingono gli dèi come con gli occhi neri e i capelli ricciuti. E se un triangolo potesse pensare, concludeva Senofane, vedrebbe Dio fatto a triangolo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno vede la realtà secondo la lente deformante e deformata un po' dei propri pregiudizi. E quindi io non mi stupisco che una persona che ha dedicato la sua vita all'antimafia, all'anticorruzione o ad altro, veda tutto il mondo come una sorta di cospirazione,
una sorta di corrotti, che sotto ogni ponte ci sia un appalto che è truccato, che è un favore alla mafia. È una sorta di vizio mentale, prendiamolo, ma non è così, non è così. Va bene,